Parliamo del Festival BMA Bologna Musica d'Autore con un grande autore, anche un po' un amico, mi permetto di dirlo, certo, Carlo Marrale. Allora, tu sei uno dei giurati di questo progetto, di questo festival organizzato dalla Phonoprint di Bologna. Sì. Allora, come si fa a giudicare la musica? Tu che la musica la scrivi. La musica in realtà sarebbe ingiudicabile perché è soggettivo il giudizio, però va bene. In questo caso mi lascio trasportare dalle emozioni che il candidato, diciamo, riesce a trasmettere, ma non solo a me, io cerco di capire e di non giudicare solo in base a quello che piace a me, perché sennò sarebbe riduttivo e limitante e non sarebbe giusto nei confronti di chi si presenta. Però quello che cerco di intuire è il mondo musicale artistico che ci può essere dietro un debuttante, usiamo questo termine. E a me è quello che più interessa, perché dalla meteora si è già pieno il mondo di meteore musicali e non solo. E invece quello che si cercherebbe è qualcuno che dimostri già dall'inizio di avere un mondo, poi magari aggiustabile, si può correggere il tiro, però devi avere già la sacra scintilla, devi avercela, insomma. In questi ultimi anni si è cercato, secondo me, nel mondo della musica italiana, ma non solo, ma soprattutto in quello della musica italiana, molto più interpreti che cantautori. I cantautori sono un pezzo importante della storia della musica italiana, il cantautorato è importantissimo. Perché non troviamo dei nuovi cantautori? Cosa manca? Perché poi questo è l'obiettivo del Festival BMA. Credo che ci sia stato un gap culturale e generazionale, nel senso che negli anni 70, quando io ero un ventenne, c'erano i cantautori che determinavano proprio le sonorità e il modo anche di pensare musicale e non solo della gente, perché c'era un pubblico molto più attento, non c'era internet per esempio, sembra di parlare della preistoria, ma in realtà il mondo in questi 20 anni è cambiato, proprio si è rivoluzionato su se stesso più di una volta. Per cui la musica aveva un valore, soprattutto aveva un valore sociale diverso rispetto ad oggi. Oggi la musica per la gente comune è qualcosa che è ovunque. Vai al supermercato, una volta si chiamava Muzak, nel senso dispregiativo, perché la musica non andrebbe mai disprezzata se è fatta onestamente. Però questa musica riempì tempo, insomma. E questo ha allontanato, poi nel frattempo, secondo me, qui sono pareri miei che sto inventando, sto andando a braccio, c'è stato l'avvento delle multinazionali che hanno tutt'altro scopo che quello di trovare dei talenti che parlino alla gente, devono fare numeri e quindi hanno inevitabilmente spostato l'asse e hanno modificato il gusto del pubblico. A mio giudizio l'hanno un po' imbarbarito, sarebbe ora Leo Cavalli, per gli amici, è un grande, secondo me, perché va controcorrente, è una specie di Don Quixote, il mondo sta da una parte e lui caparbiamente, e riusciremo, perché poi ha avuto l'intelligenza di circondarsi di collaboratori validi, tra i quali mi ritengo anch'io, con tutta la modestia che mi riconosco. È vero, io sono un modesto, però le cose vanno dette. E per cui, secondo me, sarà la punta di un cuneo penetrante che porterà nuove, perché ci voleva un'iniziativa così, perché sennò rischiamo veramente di perdere un patrimonio culturale che è la nostra musica, e solo attraverso, non solo, ma prevalentemente con i cantautori che si può recuperare questo, anche perché poi tutto accade in una città come Bologna, che non dico sia la patria, ma è una città che con la musica si dava del tu, no? Non del voi come altre città. Sapete meglio di me quanti artisti ha sfornato, quanti artisti ci sono e quanti altri ne sfornerà. La vita è fatta a cicli. C'è stato un momento in cui si è persa, difatti i cantautori non li volevano più nessuno, sono quasi spariti. Mentre io ricordo che una volta, quando iniziavamo noi a suonare, sto parlando del 75, stava nascendo De Gregori artisticamente. E ricordo che giravamo in Italia, perché una volta, per fortuna nostra e anche del pubblico, si suonava spessissimo, quasi tutti i giorni già agli inizi, oggi purtroppo si suona quasi mai. E poi si facevano più o meno gli stessi posti e vedevamo De Gregori, che anche lui era nel primo anno che iniziava, c'erano dei teatrini tenda e dicevamo: guarda quanta gente che sta facendo. Il successo crescente di noi debuttanti dell'epoca si misurava in spettatori,
ed era una cosa bella. Adesso mi sembra, una Marcord, no? Ma non è passato un milione di anni, sono passati 30 anni. Però è stato così rapido il cambiamento che facciamo fatica a ritrovarci. Però noi siamo marinai d'alto mare, di oceano, quindi una volta annasato il vento riusciamo a correggere la rotta, almeno così speriamo. C'è anche da dire che la musica dal vivo in Italia oggi ha un problema, quella non dei grandi cantanti, dei grandi artisti già famosi, ma per quelli che tentano di emergere, per l'appunto, è costellata di difficoltà in più che magari una volta non c'erano, delle opportunità che sono sicuramente date dai nuovi media, da internet, eccetera, però suonare dal vivo in un locale è diventato un problema. I locali che fanno suonare dei giovani artisti sconosciuti dal vivo sono pochissimi e spesso vogliono essere pagati da questi ragazzi che sono squattrinati, ovviamente, perché sono giovani, per potersi esibire, che è un assurdo, è una mentalità da usuraio che detesto con tutto il mio essere. Potrebbe essere magari un'idea che mi viene adesso, ma forse la CIA potrebbe dare una mano. Cerco di spiegarmi. Allora, siamo due gestori di locali. Io faccio suonare come succedeva nei miei tempi. Era normale che un artista suonasse la sua musica e non facesse. Una volta le cover non esistevano, ma nessuno passava in mente di fare quello che fa già un altro, perché la musica ti dà la grande possibilità di esprimere te stesso, e se tu rinunci a questo ti suggerirei rinunci a fare la musica, fai dell'altro, no? Comunque oggi la situazione è diversa. Allora il gestore del locale che ti dice quanta gente mi porti, però mi devi fare i pezzi di Vasco piuttosto che i pezzi che mi fanno vendere le birre. Ok, allora io se hai, terzo elemento, a te che hai questa mentalità ti faccio pagare di più. A lui, che saresti tu, che sei anche questa facciata brava persona, si vede, che invece dai la possibilità agli artisti di suonare la propria musica, così deve essere, se no cosa facciamo? Allora metti un jukebox, come tu sei giovane, te li ricordi i jukebox? Mi ricordo. Metti la filodiffusione e vendi 4 birre in più, va bene così, non chiamare, perché li umili facendo così, no? E non gli artisti, anche se non sono famosi, meritano rispetto, perché gli artisti sono più vicini al cielo che non le persone comuni. L'ho inventata al momento, però mi piace. Grazie. E ti stavo dicendo, allora la CIA dovrebbe applicare a te, che sei più avido, quello che togli a me lo fa pagare a te, i conti tornano comunque, perché è inumano che ci sia della gente che dice, che ami dei gruppi che stanno in cantina a suonare, a sognare di diventare qualcuno, che gli dici, ho saputo anche addirittura che sono dei locali, e mi vergogno di dirlo, ma è così, che addirittura ti prendono a suonare e ti danno già il bordello con i pezzi loro, perché magari uno che suona, strimpella, scrive le canzoni. Questa è una cosa di una volgarità assoluta, ma veramente brutta. Per cui credo che la SAI potrebbe aiutare a ristabilire un equilibrio. Allora tu vuoi fare il localaro, quanta gente mi porti, paghi di più, perché l'altro dà la possibilità di trovare nuovi artisti, perché se non si fa così, gli artisti non è che li peschiamo dal cappello. Sono delle chance, come diceva lei oggi. Inevitabilmente la vita ti fa goccita, dovrai trovarti un lavoro, Io ricordo a 20 anni mio papà mi diceva, sì, adesso non è che sei più un bambino, ti devi trovare, cioè cosa vuoi fare della tua vita? Io volevo suonare, chiaramente. Per cui ho fatto domanda alle poste, questo è bellissimo, e lavoravo, ho chiesto il turno di notte perché mi davano tipo 1.000 lire di più, pagavano la misera, però a me serviva, io dicevo, per mantenermi gli studi, perché di giorno facevano le prove come Mattia Bazzar, che eravamo proprio agli esordi, agli inizi, e di notte per contentare capre e cavoli, diciamo, lavoravo e non dormivo mai, però mi è servita perché c'è tutto il mondo intorno, l'ho scritta aspettando un treno che arrivava d'inverno, un freddo maiale, era sotto Natale, tra due gallerie, nella stazione di Genova sono due gallerie che tira un vento che ti fa crescere i capelli, vedi? Alle 4:20 della mattina mi ero portato una chitarra di nascosto, c'era un treno fermo, mi sono aspettando questo treno da Torino dal quale dovevamo scaricare i sacchi. E ho messo lì e c'è tutto il mondo intorno che vive. E le canzoni nascono così in qualsiasi momento, no? Bella questa. Ciao! Grazie. Viva la vita, vogliamoci bene, perché del domani aver certezza, qualcuno diceva, per back. Scherzo. Mi hanno dato una goccina di rosolio che producono qui a Bologna, meraviglioso. Andiamo a prendere un altro. Andiamo. Ciao.